Teniamoci compagnia il nostro contenitore informativo del mattino, saremo insieme fino a mezzogiorno, vi invitiamo come sempre a interagire con noi attraverso il telefono ma anche attraverso le nostre pagine social, in particolare quella che riguarda il nostro programma tutte le mattine, si chiama Teniamoci compagnia, andiamo in diretta Facebook, insomma raccontateci che cosa ne pensate degli argomenti che via via vi proponiamo. Tanto territorio questa mattina e partiamo da San Pier d'Arena per andare poi in Val Porcevera per poi fare il punto anche sulla situazione molto delicata di ArcelorMittal. Però io direi di partire proprio subito dai nostri ospiti, da quelli che stamattina ho il piacere di avere qui con me. Parlo dell'architetto Fiorenza Punta, che ringrazio e saluto, e di Fabio Valendino, responsabile documentale del Lungomare Canepa, del Comitato Lungomare Canepa. Perché li ho qui con me? Perché forse ricorderete che qualche tempo fa abbiamo presentato nel corso della trasmissione Asilo Politico i progetti per la riqualificazione di Lungomare Canepa e di quella zona di San Pier d'Arena, era un concorso di idee, quel concorso si è poi svolto e lo ha vinto il progetto numero 7, che è proprio il progetto dell'architetto Fiorenza Punta che è qui con noi. Intanto vogliamo brevemente descrivere come lei ha già fatto questo progetto e che cosa significa soprattutto per la rinascita di San Pier d'Arena. Il progetto parte dalle esigenze che mi sono state espresse dalla cittadinanza del quartiere in primis e poi dai miei ragionamenti in base proprio a quello che ho raccolto, quindi parte dall'occasione di creare una galleria fonoassorbente che diventa una copertura della viabilità. Il grande problema, il problema più evidente di Lungomare Canepa, che ha ridotto Lungomare Canepa ad essere una palazzata esposta all'inquinamento acustico atmosferico, quindi la necessità di creare anche in tempi brevi una galleria che comunque riparasse, proteggesse gli abitanti dall'inquinamento. Ovviamente questa occasione deve diventare, almeno nell'ottica così condivisa a quanto pare, se poi è stato votato il mio progetto, deve essere l'occasione per uno sviluppo di respiro più ampio, quindi crea una galleria che non è fine a se stessa ma diventa uno spazio fruibile e percorribile, quindi è una terrazza praticabile, ha una forma particolare perché si preoccupa proprio di, attraverso l'uso di materiali che lo permettono, perché è stato scelto il legno lamellare con tutte le potenzialità sotto tanti aspetti di questo materiale, che sembrerebbe un materiale fragile, in realtà è un materiale che si difende e come va a creare proprio, a cercare, individuare, intercettare i punti nevralgici che hanno sempre reso Lungomare Canepa una via ricca dei suoi nodi e gli dà una rilevanza non solo a livello locale ma fino a spingersi a collegare questa zona a spingersi fino a zone come la Lanterna e forse oltre, nel senso che se ci fosse stato più tempo si sarebbe andati anche oltre, a creare spazi di svago, di ritrovo, che possano essere non solo spazi fruibili da parte di cittadini di San Pier d'Arena, ma proprio attirare l'altra parte della città, che attualmente sembra divisa, cioè questa sorta di confine fra i due ambiti cittadini, in realtà è un'unica città, tant'è che mi sembra che una bella cosa di questo concorso sia proprio quella di aver coinvolto e appassionato un pubblico vastissimo, quindi poi al di là del singolo progetto è proprio la cosa che riempie anche di soddisfazione che ci sia stato un coinvolgimento, perché proprio questo progetto poi si propone di attirare gente perché c'è qualcosa che gli succede, quindi c'è una galleria, ci sono degli spazi, degli spazi verdi, ma anche degli spazi pubblici, cioè quindi è una cosa un pochino più ampia dello spazio verde, cioè uno spazio fruibile, quindi la galleria alla sua base prevede, compatibilmente con gli spazi che potrebbero essere concessi o comunque quelli che ci sono, un'infilata di servizi
di occasioni di sosta che fondamentalmente collegano Fiumara all'inizio di Lungomare Cane, poi identificato idealmente con la zona di piazza di Villa Gardino, per poi appunto creare un accesso, l'occasione di un accesso alla zona portuale, quindi al mare, no? Dove ci sono emergenze come la Lanterna, Villa Giappone, e dove lì creare di nuovo degli spazi di ritrovo che possano anche dare un'occasione di vivibilità migliore e fruibilità proprio dal punto di vista di chi il porto, di chi in porto lavora, che è di nuovo un punto di vista di cui spesso non si parla, ma dare uno sfogo al Lungomare Cane, perché un tempo era l'approdo al mare, di nuovo al suo mare, ma allo stesso tempo insomma avvicinare ambiti proprio di fruibilità diversi. È difficile spiegare. Sì, no, ma poi avremo tempo magari anche per ritornarci, soprattutto sull'elemento del legno lamellare, che è anche molto interessante e completo, visionario. È piaciuto molto questo progetto, tant'è Valendino che ha vinto. Io le chiedo intanto, voi pensavate come comitato che ci fossero tante e diverse possibilità per il vostro territorio? Dunque, intanto buongiorno a tutti di nuovo, ma diciamo che in parte ci ha sorpreso, in parte no. Perché? Perché era quasi nei fatti che una zona come ampia come Lungomare Canepa, in una città dove gli spazi sono oro, non potesse avere soltanto una funzione, quella viabile, lasciando il quartiere semplicemente abbandonato a se stesso, lì di fianco a una tangenziale. Io, se devo dire, la dottoressa, l'architetto Punta, ha gettato molti semi interessanti di discussione sul tema. Se devo dire, sicuramente il progetto dell'architetto Punta ha l'originalità dalla sua, l'originalità della soluzione, che stacca rispetto anche a un attimino il panorama classico, il fatto di calcestruzzo della realtà genovese, e diciamo predica un ritorno in qualche maniera all'origine di San Pierdarena, all'uso del legno, la forma della barca, e quindi diciamo sono tutti aspetti interessanti. L'aspetto che ulteriormente premia questo progetto, a mio avviso, è la stratificazione di funzioni. Come si diceva prima, è stata anche un'osservazione di altri professionisti, mi riferisco in particolare all'architetto ingegnere Gibelli, Genova non può permettersi di lasciare le aree così, utilizzate in maniera per certi versi un po' vani. Cioè, sicuramente la funzione viabile esiste, però se noi guardiamo anche intorno a Lungomare Canepa, in particolare mi riferisco alla zona di San Benigno, noi vediamo una stratificazione di livelli. Genova ha questa diciamo caratteristica delle quote, delle varie quote. Ecco, iniziare a pensare a Lungomare Canepa, e sembra strano che la politica non l'abbia fatto a questo punto, come una serie di livelli sovrapposti di funzione, che l'architetto Punta ha condensato in un progetto estremamente bello e estremamente ricco. Quindi noi abbiamo la funzione viabile, abbiamo la ciclo pedonale, abbiamo le funzioni sportive, abbiamo le funzioni ricreative, abbiamo il collegamento commerciale tra la Lanterna e la Fiumara, abbiamo comunque lo sviluppo lungo tutto il percorso di una serie di possibilità interessanti di vivificazione, sia a livello commerciale, di servizi, attività di ristorazione, diciamo collegate anche al passaggio della, quindi questo è un altro aspetto importante, il fatto di rendere quest'area non un'area, non una cattedrale nel deserto. Qualunque opera si voglia andare a inserire in questo contesto non potrà, non dovrà attendibilmente essere una cattedrale nel deserto, ma dovrà essere un'opera che attiri anche turisticamente, lo vogliamo dire, diciamo i cittadini, ma i genovesi, ma anche i turisti. Ricordiamoci che di fronte abbiamo comunque il porto di Genova, dal quale in qualche maniera il territorio trae sicuramente linfa economica, ma che può anche essere un'occasione di rilancio. Ricordiamoci che lì dentro si lavora, quindi esiste anche una tradizione del lavoro portuale, si può pensare anche a un museo del lavoro portuale, poco più in là, se Stripponente, c'è l'attività cantieristica. Ecco, tutte queste realtà tecnologiche anche del territorio
possono essere utilmente diciamo, accorpate a questo progetto. Ecco, un'ultima battuta, poi ritorniamo in studio e parliamo poi proprio della sostenibilità di quest'opera e soprattutto degli aspetti che riguardano la presentazione di questo progetto alla politica, perché la politica ha partecipato peraltro anche alle votazioni, al voto di questi progetti, insomma, quindi voi chiaramente avete delle aspettative, immaginiamo, nei loro confronti. Architetto Punta, la sostenibilità di questo progetto dal punto di vista economico è qualcosa che lei ha affrontato durante il suo lavoro? Il tempo di elaborazione di un progetto è stato limitato, ma ovviamente nel momento in cui si progetta si tiene conto anche di questo aspetto, la sostenibilità in primis. È sicuramente una se ci riferiamo ad esempio alla galleria, è un'opera che viene costruita con la prefabbricazione di travi e il trasporto sul posto, c'è un facile montaggio e eventualmente anche uno smontaggio in seguito a magari decisioni di riduzione di trasformazione, sì, del luogo, quindi ha il legno lamellare è di per sé un materiale sicuramente meno costoso di altri, quelli ad esempio la costruzione metallica, la costruzione di cemento armato, a parte il discorso dell'impatto ambientale vero e proprio, nel senso che poi comunque è anche una costruzione leggera, anche se con tutte le valenze di una struttura, certo, di un elemento strutturale, la robustezza con le sue resistenze, sì, a sale. Mi è stata fatta anche questa domanda, ma legno col sale, col salino, cosa, come ricordiamoci che le barche sono per tutto il tempo della loro vita a mollo, sì, e comunque anche dal punto di vista della resistenza rei, cioè della resistenza al fuoco, è un materiale che è stratificato, quindi ha una resistenza anche maggiore di quella del cemento armato e del metallo. È un materiale anche versatile, come lei ha precisato, quindi insomma sicuramente suscettibile anche di immaginare economie che vi accedono di volta, sì, in volta diverse. Noi torniamo tra qualche minuto, continuiamo a parlare del progetto vincitore e dei progetti legati adesso di Lungomare Canico.